Nel pretorio.
andando! E dove è già? E davanti a tutti lo spogliarono delle sue vesti. Giotta, mi sa. Ma scusa, nella flagellazione, chiede te. No, la facciamo qui. No, ma sei cretino, sei retta. Ma fa questa cosa. Ma non è problema. Ma fatti questo. No. E con strisce di cuoio lo colpirono, causandogli dolori atroci. Poi gli misero sulle spalle un manto rosso. Gli posero sul capo una corona di spine. E nella mano destra una canna. Inginocchiatosi davanti a lui come un re, lo deridevano dicendo: salve, re dei giudei! Gli sputarono addosso e lo percossero. E Gesù No, no, no.
Ciao.
Grazie.
l'abbraccio dell'amore. Misericordia!
riesce a sazziare. Gesù è spogliato delle vesti. Ad ogni intercessione diciamo: Signore, noi ti preghiamo. Per una solidarietà più vera coi bisognosi. Signore, noi ti preghiamo. Per uno spirito di povertà più evangelico. Signore, noi ti preghiamo. Per una partecipazione ai dolori del mondo. Scendi! Undicesima stazione. Gesù viene crocifisso. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Taci. Signore, ascolta. Perché si guardi il crocifisso con fede. Signore, ascoltaci. Perché si preghi il crocifisso con amore. Signore, ascoltaci. Perché si chieda perdono al crocifisso con dolore. Signore, ascoltaci. Giunti sul Calvario, un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio. Non sa.
I soldati diedero a Gesù del vino mescolato col siero, perché non sentisse il dolore della crocifissione. Ma Gesù non volle bere. Quindi i soldati lo inchiodarono sulla croce e lo innalzarono davanti a tutti, ponendo sul capo la scritta: questi è Gesù. Il popolo stava intorno a guardare, ma egli pregava. Gesù, inchiodato alla croce, perdeva sangue e i suoi dolori diventavano sempre strazianti. A dargli conforto, vicino alla croce, stavano Maria, sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala, che avevano seguito Gesù per servirlo, e altre donne che erano venute con lui. In tre giorni salva te stesso! Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce! Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso! Il re di Israele scenda ora dalla croce, gli crederemo! Ha confidato in Dio! Lo liberi lui ora se gli vuole bene! Ha detto infatti: sono figlio di Dio! Insieme con lui furono crocifissi due ladroni. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava. Non sei tu il Messia! Salva te stesso e noi! Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. Gesù, ricordati di me quando sarai in paradiso. Tu, oggi stesso, sarai con me in paradiso. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Costui chiama Elia. Subito uno dei soldati prese una spugna
imbevuta di acqua e aceto, la fissò su una canna e gli diede da bere. Lascia, vediamo se viene lì a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, spirò.